Posso dire una cosa su questo tema del clamore? Perché è una questione anche qui di cui si discute moltissimo. La comunicazione, errori di comunicazione valgono per il governo, per l'opposizione. Naturalmente ce ne saranno stati, ce ne saranno, come accade a tutti, specialmente nelle situazioni di grande stress. Dopodiché io, lo dico qui, non da parlamentare ma da cittadino della Repubblica, preferisco essere informato. Lo voglio dire perché dobbiamo discutere di questo. Torniamo al punto principale precedente. Provoca un danno economico questo? È la comunicazione che lo provoca o è il virus che lo provoca? Perché bisogna essere chiari, perché se è la comunicazione, quindi il virus non è un problema, allora è inutile che ascoltiamo Pregliasco, con cui in questi giorni abbiamo discusso in molte occasioni, e da cui cerchiamo di avere qualche indicazione, perché io, che faccio il politico, non mi sbilancio a dire che cosa dobbiamo fare per contenere il virus. Questo lo faccio dire a chi fa quel mestiere lì. Allora dobbiamo decidere in modo molto serio su questo, una volta per tutte, riguardo alla comunicazione, la politica, il dibattito. O questa cosa è una cosa seria che riguarda la salute di tutti e tutte, la tenuta dei sistemi sanitari e dunque anche la dimensione economica, oppure non lo è. Perché se non lo è, allora smettiamo di parlarne e proteggiamo il turismo, proteggiamo l'immagine del paese, e a quel punto non ci troveremo a trovare porti chiusi, cosa che peraltro molte volte abbiamo fatto noi al contrario. Anche questo forse ci insegnerà qualcosa il giorno dopo, quando finalmente sarà finita questa vicenda, no? Perché anche qui ci sono paesi che chiudono le porte all'Italia, al di là di questo caso, ma in generale che mettono in quarantena. È una cosa spiacevole, sgradevole, talvolta eccessiva. Vorrei ricordare che finché il virus era confinato in Cina, la Farnesina diceva a tutti gli italiani: non andate in Cina. Tutti dicevamo: non andiamo in Cina. Com'era naturale dal mio punto di vista, perché mi pare naturale evitare che qualcuno vada in un luogo dove è più facile controllare. Adesso però, capito Mirta, questo punto è veramente decisivo. È un punto decisivo e riguarda tutti i temi di cui abbiamo parlato: la responsabilità della comunicazione, quella della politica, quella di chiunque in questo momento svolge. Che il turismo vada in crisi e che debba avere un sostegno massiccio, ma vale per il turismo, vale per il mondo dello spettacolo, per gli artisti, per lo spettacolo dal vivo. Io per esempio penso che oltre alla cassa integrazione in deroga, agli strumenti consueti, qui dobbiamo cominciare a pensare a misure straordinarie di sostegno al reddito diretto, perché ci sono persone in questo paese, sono tante, che da un giorno all'altro non sono in grado di campare. A quelle persone va garantito un reddito. Questo è un elemento di cui discutere.